Riprendiamo giusto dall'ultimo intervento che voleva fare il signor Francesco De Venuto e Rosario Rocca. Allora, velocissimo, allora, per quanto riguarda i condizionamenti sul voto, è stata fatta una bellissima analisi e molto approfondita. Io mi permettevo solamente di ripigliare un attimo quello che accennava Marco sul fatto che non bisogna trascurare l'incidenza dei grandi gruppi finanziari ed economici nazionali e transnazionali, e mi permetto di dare questo apporto. Quando un consigliere regionale di Reggio Calabria andò a trattare con i Pelle per il voto di scambio, ha avuto 3 anni a Vado e Carros. Lo conoscete tutti quanti il caso di Zappalà, no? Quando invece un grande imprenditore distribuisce ai suoi dipendenti, che sono parecchie centinaia, assieme alla busta degli emolumenti dentro il volantino con chi devono votare, e poi sto parlando calabrese, e poi fa fare il giro di vasca nel grande supermercato alimentare al politico con lui a braccetto per 1 ora e mezza, e là non ci sta Vado e Carros, eppure è un grosso condizionamento, il ricatto del lavoro sempre. I gruppi transnazionali forse sono ancora più pericolosi. Abbiamo visto che cosa è riuscita a fare la Troica con la Grecia e come ha influenzato la politica greca. Nel maggio del 2013 la JP Morgan, la banca d'affari americana responsabile della crisi dei derivati e dei mutui subprime, fece una bella lettera agli investitori dicendo che sconsigliava dagli investire nei paesi dell'Europa occidentale che avevano costituzioni nate dall'antifascismo e dall'antinazismo e che quindi davano troppe protezioni ai lavoratori, sconsigliava, citando Spagna, Italia, Portogallo in maniera specifica. Guardate caso, stanno rimettendo mano alle costituzioni, alla Costituzione italiana hanno rimesso mano, a quella francese stanno mettendo mano a colpi di Kalashnikov. Allora io non voglio qua portare una teoria complottistica, però mi permetto di ricordare che quando si parlava di strategia della tensione e quando si parlava degli opposti estremismi e quando ci furono le bombe e le stragi dell'Italicus di Piazza Fontana, chiunque avesse pensato che potevano esserci i servizi segreti italiani dietro a queste stragi ed erano finalizzate al consenso politico, sarebbe stato ricoverato in un ospedale psichiatrico. Poi sono usciti fuori i processi al generale Maletti, al generale Miceli, al capitano Labruna, al colonnello Musumeci, quanti ne volete? Allora, dietro l'ISIS chi ci sta? Siamo sicuri che si tratta dello Stato Islamico oppure al-Baghdadi iscritto alla Tre Occhi, la società massonica americana, quella reazionaria, alla quale sono iscritti anche un cancelliere tedesco, così a caso, sono iscritti un governatore della BCE, così a caso. Ecco, solamente questo spunto di riflessione riprendendo e enfatizzando le indicazioni, cioè forse con l'andrangheta e con le mafie è più facile lottare. Ho finito. Sì, cerchiamo di rimanere sul tema già trattato nel tavolo precedente, che sarebbe per i tempi. C'era il ragazzo che voleva parlare con... No. Sì,
posto mio, così va bene, mi metto un secondo. Vai. Io in realtà volevo fare più che altro una domanda, perché l'aspetto che mi aveva colpito in modo particolare, soprattutto all'inizio della nostra chiacchierata, era sul tema della tracciabilità del voto. Quando poi Giappa era intervenuto con la questione della soluzione tecnica che può precedere la questione culturale, io volevo un attimo chiedere un po' a chi è più attrezzato di me quale può essere effettivamente questa soluzione tecnica, perché qui abbiamo parlato di livelli di grandezza differenti, cioè siamo andati a fare un'analisi sulla questione di proporzionale oppure uninominale, ma a un livello un pochettino inferiore si era parlato di unificare lo spoglio delle varie sezioni come primo approccio per eliminare questa questione. Io volevo chiedere, secondo voi, quale può essere effettivamente un approccio iniziale, sottolineando il fatto che, come diceva Giap, una soluzione culturale ha dei tempi lunghissimi, cioè nel senso non possiamo pensare di sì, l'educazione civica, tutto quello che vogliamo, non è che possiamo aspettare 30 anni che i ragazzini crescano per avere una soluzione, vorremmo anche godercela un po' noi, una soluzione parziale di queste. Sì, non è detto, secondo. E poi a questo proposito, siccome si parlava appunto dell'aspetto regionale e nazionale, e questo secondo me è un punto molto importante, perché alcune cose di cui abbiamo parlato noi oggi, cioè io mi sono trovato a descrivere la campagna elettorale delle regionali vissuta da spettatore, elettore e rappresentante di lista a Corigliano, a dei miei compagni di liceo di Trento in Trentino, ed è molto difficile far capire alcuni degli aspetti che noi abbiamo spiegato, ma sono per noi abbastanza, non dico scontati, ma una realtà difficile ma nota e tra virgolette accettata. Nel momento in cui una soluzione di questo tipo passasse dalla legislazione a livello nazionale, viene anche un po' il problema di spiegare al leghista, cioè, ma anche al leghista introiettato che c'è nel nord Italia, il fatto che ci sia questa necessità. Cioè io quando dicevo che ero rappresentante di lista e che purtroppo sapevo quanti voti sarebbero usciti per l'uno e per l'altro, cioè, io ho visto persone trasecolare e non incredule rispetto al fatto che io potessi avere questa informazione, che era un banale calcolo che ho fatto e che purtroppo era esatto. Dico purtroppo perché poi non, cioè, ero più contento di non saperlo. Sì, cerco di tirare un po' le somme. Nancy giustamente ci richiamava a ritornare sul punto. Io un po' mi aspettavo questa deriva della discussione, perché quando si studia il condizionamento mafioso in certi contesti, la presenza delle mafie, i blocchi di potere dove dentro le mafie ci sono, si va necessariamente ad interloquire con tanti livelli: un livello nazionale, un livello internazionale, un livello transnazionale, come mettevi in evidenza Francesco, come mettevi in evidenza Francesco molto molto opportunamente. Il livello transnazionale è il livello che coincide con la globalizzazione, cioè dove non ci sono più i confini, no? Ancora nella dimensione internazionale tu hai rapporti tra uno Stato e l'altro. A livello transnazionale hai delle logiche senza suolo, in qualche modo, senza barriere. E allora, in realtà io cerco sempre di fare capire ai miei studenti come questi tre livelli siano fortemente collegati. Perché quella pratica di controllo meticoloso del territorio, che passa anche attraverso il controllo del voto, e che quei blocchi di potere fatti di mafiosi, politici corrotti, pezzi dell'economia e pezzi dei poteri cosiddetti deviati, sono attenti a costruire una rete di protezione, a partire dal piccolo paese, a partire dal quartiere,
che poi con pochi passaggi arriva ad avere influenza in sede regionale, ad avere influenza in sede nazionale, ad avere influenza persino a Bruxelles. È la protezione politica che serve a questi gruppi di prepotenti, è una protezione che significa capacità di fare lobbying parlamentare su percorsi legislativi. Pensate a tutte le vicende del 41 bis, pensate a tutte le vicende dell'anticorruzione, pensate a tutte le vicende sui regolamenti doganali, cose che importano tantissimo ai mafiosi. Allora ecco trovato il nesso tra condizionamento del voto e i mercati transnazionali. I mafiosi e quei gruppi di potere che stanno intorno hanno bisogno di protezione politica, e quella protezione politica si costruisce dal singolo quartiere, a partire da questa regione, ma non soltanto. Non soltanto, abbiamo visto il caso dell'Emilia-Romagna, abbiamo visto il caso del Piemonte, Lombardia, condizionamento politico mafioso. E allora sono state proprio, quindi il nesso l'abbiamo trovato. Cioè non possiamo pensare di parlare del condizionamento mafioso senza avere come riferimento un contesto molto articolato, un prisma, come lo chiamavi tu. Stranamente tu hai tirato fuori questa immagine, che è quella che io utilizzo sempre. Ma noi del prisma non dobbiamo guardare le singole facce, no? Le mafie che operano altrove, quelle con la 24 ore, le mafie che operano qui, le mafie dell'Aspromonte, cioè. Dobbiamo stare attenti ai nessi che ci sono tra una faccia e l'altra, cioè il solido, il prisma è un solido. Perché? Come? Quali sono i nessi? Quali sono i legami tra queste differenti espressioni delle strategie politico-mafiose, questi nuovi blocchi di potere? Allora è qui dentro che poi sono state proposte alcune soluzioni. Adesso non c'è la persona con la quale volevo interloquire, lo studente che stava facendo una tesi, Francesco, sulla Tunisia, sì, molto stimolante il suo intervento, però volevo dire alcune cose. Intanto io non voglio passare per giustizialista e nemmeno per fan delle forze dell'ordine. Se ho detto che le strategie repressive devono essere potenziate è perché evidentemente qualcosa non funziona proprio lì. I cittadini non hanno sicurezza quando vanno a denunciare. Ai cittadini non è garantita la sicurezza che sarebbe giusto riconoscere in uno Stato di diritto. Io conosco le storie di molti imprenditori che hanno osato denunciare, sono stati isolati sicuramente dal loro contesto sociale, persino dalle loro parentele, sono stati isolati però anche dalle istituzioni. E qui c'è qualcosa che non funziona proprio nella capacità dello Stato di garantire sicurezza. Le vittime non sono sufficientemente tutelate e non si può pretendere quindi di trasformare le vittime in eroi. E questo è un problema. Le forze di polizia vanno potenziate, l'azione dello Stato va potenziata sui territori, perché pezzi di questa regione. In pezzi di questa regione lo Stato non c'è, l'ordine è garantito da altre entità, e questo non è ammissibile. Quindi c'è un problema di controllo del territorio. Questo non significa che sia l'unica strategia, ma per carità, ci sono tanti pezzi, la scuola deve fare il suo, l'università deve fare il suo, la politica deve fare il suo, però tutte queste cose sono insufficienti se prese singolarmente. Cioè, per esempio, sono state anche proposte delle cose che hanno un carico evocativo anche molto forte, che so, il reddito di cittadinanza. Sembrerebbe una soluzione a portata di mano se davvero credessimo all'equazione povertà uguale mafia. Se crediamo in questo strumento, e ci sono tante ragioni per credere nell'utilità di questo strumento, però per favore non utilizziamo il pretesto della lotta contro le mafie. È importante il reddito di cittadinanza, ma per altre cose, perché in una società come la nostra le 800 euro di reddito di cittadinanza non servono assolutamente a nulla a fronte dei 5.000 euro che le organizzazioni mafiose possono garantire. È acqua fresca. Legalizzazione delle droghe? Ci sono ottime ragioni per parlare di legalizzazione delle droghe, pesanti e leggere.
Vogliamo utilizzarle contro le mafie? Acqua fresca, acqua fresca. Cioè, voglio dire, non utilizziamo la lotta alla mafia per far passare altre cose. Sono altri discorsi. Perché? Intanto sono stati fatti calcoli. Allora, intanto io sono per la legalizzazione, ma non intesa come strumento di lotta contro le mafie, per almeno una serie di motivi. Innanzitutto, l'Ndrangheta e tutte le altre mafie, ma soprattutto l'Ndrangheta, sono diventate holding del crimine. Ad oggi, partiamo da 3-4 anni fa. 3-4 anni fa il fatturato delle mafie era composto per il 90% da attività connesse al narcotraffico. Oggi questa quota parte pari al 60%. Sta scendendo. Cosa sta salendo invece? Stanno salendo altre cose, per esempio armi, ma non solo. Il traffico più preoccupante è il traffico di rifiuti. Il traffico di rifiuti tossici. Questa è la. Quindi sicuramente daremmo un colpo, che però sarebbe riassorbito in pochi mesi da questa holding, che in quanto holding agisce come qualsiasi holding finanziaria, diversifica le sue attività tranquillamente, reinveste. Le mafie hanno una capacità plastica che rappresenta la loro vera risorsa che le rende così pericolose. L'Ndrangheta oggi, per esempio, sappiamo che è impegnata persino nel traffico di braccia, mercati emergenti, che però non riguarda il sud del mondo e il nord del mondo, no. L'Ndrangheta pare stia trafficando dall'Africa alla penisola araba, neanche ci passa per l'Europa più. E poi ci sono tanti altri traffici di cui, se volete, parleremo, ma magari in un'altra sede, perché ci sono ancora diverse cose da mettere a punto. Quindi benvenga la liberalizzazione o almeno la legalizzazione di certe sostanze, ma non li vedo, non possono essere intesi come strumenti di lotta alla mafia, anche perché sono stati fatti dei calcoli. Lo Stato difficilmente potrebbe gestire un mercato di questo tipo. Se guardiamo come è gestito il mercato internazionale, il mercato transnazionale degli stupefacenti, nel senso che sarebbe lo Stato a dover trattare direttamente con i narcotrafficanti colombiani, messicani o di qualche altro contesto. Oggi non c'è nessuna organizzazione mondiale in grado di garantire la produzione, raffinazione, eccetera. Lo Stato si troverebbe nella condizione paradossale di comprare da stati canaglia o da altri gruppi criminali. Quindi attenzione a pensare alle facili soluzioni, attenzione. Ci sono buoni motivi però per sostenere quelle tesi, ma che non riguardano la lotta alla mafia. Marco, ho detto delle cose molto, molto interessanti e ha ragione quando dice che la Calabria di fatto è diventata una enorme lavanderia del denaro sporco. Enorme. In realtà non soltanto la Calabria. Io ho avuto dei colloqui con dei magistrati che si stanno occupando di queste cose. Pare che si stiano stancati un pochino i mafiosi della Calabria e stiano investendo altrove. Stanno investendo nel Lazio, stanno investendo in Lombardia, stanno investendo in Piemonte, stanno investendo in Europa. Tantissimo. Però la Calabria è una terra martoriata, non dalla povertà, è martoriata da questa enorme capacità finanziaria delle organizzazioni criminali che si riversa anche in piccola parte su questo territorio. E questo significa devastazione dell'ambiente, significa devastazione morale delle persone. Come dicevo prima, attraverso questa capacità di trasformazione, perché il riciclaggio di denaro, e prima si menzionavano i grandi parchi commerciali, troviamone qualcuno dove andare a fare la spesa, non è una battuta. Questa devastazione significa capacità di investire sull'anima delle persone.
quando il centro commerciale Annunziata quest'estate è stato chiuso, dopo che il proprietario è stato arrestato, la popolazione di Gioia Tauro è scesa in piazza praticamente, perché denunciava come lo Stato avesse tolto quello che qualcuno aveva regalato, cioè i posti di lavoro, cioè quei posti di lavoro. Quindi il riciclaggio è una forma di consenso terribile, tremenda. Infatti adesso per fortuna quel centro è commissariato e sta funzionando anche abbastanza bene, lì lo Stato ha dato una buona risposta. Indubbiamente le mafie giocano su diversi tavoli, su diversi piani. Investono in Calabria, investono in altri contesti regionali italiani. Il caso dell'Emilia è sotto gli occhi di tutti. E quello è molto interessante. In Emilia, attraverso la loro capacità economica, in un periodo molto difficile, quello del pieno della crisi, loro andavano facendo le banche e hanno acquisito un sacco di aziende decotte che operavano nell'edilizia, a partire da piccole aziende che loro avevano trasferito lì per lo sbancamento della terra. In questo modo sono riusciti anche a infiltrarsi nelle amministrazioni pubbliche. Nella grande Emilia, nella civica Emilia, neanche Emilia Romagna, nell'Emilia, nel cuore della civicness italiana. Questa capacità di ricatto è veramente forte, è veramente devastante. E Marco metteva ancora in evidenza certi paradossi di questa regione, come una regione fanalino di coda in tutte le statistiche, è stato evocato tante volte oggi questo dato, eppure si può permettere 700 cantieri in epoca di crisi in un solo centro urbano di appena 110.000-120.000 abitanti. Quei 700 cantieri hanno prodotto 4.000 appartamenti quasi di lusso vuoti. A cosa sono serviti? Chi ha investito? Sono serviti a creare consenso, a far funzionare le aziende, a dare posti di lavoro. Questa è la vera sostituzione che le mafie fanno ai danni dello Stato. Creano consenso, un consenso che viene capitalizzato politicamente e giocato sulle piazze transnazionali, perché le piazze transnazionali hanno bisogno di quella protezione politica che viene proprio da questo controllo, proprio da questa capacità. E allora, il livello transnazionale che veniva citato prima, grandi reti di riciclaggio innanzitutto, che passano per le isole Cayman, che passano per la Florida, che passano per l'Ohio, il Connecticut. Ci sono fior fior di commercialisti che lavorano per l'Andrangheta e fanno investimenti in tutto il mondo. E sono forti della crisi economica da un lato, ma sono forti soprattutto della incoscienza di tanti stati che non vogliono vedere il problema, non vogliono vedere il pericolo. E non mi sto riferendo alle isole Cayman, non mi sto riferendo ai soliti stati canaglia. Io vado a lavorare molto spesso nel Regno Unito e nel Regno Unito mi occupo della criminalità organizzata calabrese in quel contesto. E vengo a scoprire delle cose abbastanza sorprendenti, che però non sorprendevano lo studioso. Queste cose sono che, per esempio, una strada come Regent Street, chi conosce Londra sa che Regent Street è via Monte Napoleone o via dei Condotti moltiplicata per 50, è praticamente colonizzata da alcune famiglie di Reggio Calabria, nel senso che hanno acquistato palazzi importantissimi in quella città. Prego. Perché appena è arrivato il soggetto a cui è dedicato
Quindi riprendiamo un attimo la plenaria per poi riprendere il punto, perché sennò non riusciamo a... Va bene, due battute soltanto. Insomma, sì, appunto. Mi rendo conto che l'argomento è molto interessante. No, vabbè, chiudo molto velocemente. Sì. Insomma, è vero, le mafie vanno colpite attraverso strumenti di intelligence e di repressione a livello internazionale. Ma io mi trovo costantemente a lavorare con polizie internazionali, come per esempio Scotland Yard, che mi viene a dire: ma noi che ci frega se ci sta la mafia qua? Qua portano soldi puliti e quindi in periodo di crisi questi ci fanno assolutamente comodo. Come faccio a operare quando quella polizia mi dice queste cose e mi dice: come, voi avete persino un reato associativo? No, noi non lo vogliamo un reato associativo perché siamo i paladini della democrazia in Europa. Democrazia in Europa. Eppure il reato associativo, quando dovevate combattere l'IRA, lo avete utilizzato, e come, salvo poi eccetera. Insomma, dobbiamo scontrarci con molte contraddizioni, anche perché abbiamo di fronte una entità o una serie di entità come quelle mafiose che oggi stanno diventando, e il traffico di rifiuti lo dimostra, la faccia sporca del capitalismo. Non si stanno occupando più soltanto di mercato degli stupefacenti, che è tout court mercato illegale. Il mercato del traffico dei rifiuti, eccetera, sono offerta di servizi all'economia legale, che ha bisogno dei mafiosi per incrementare la sua competitività a livello globale. Come dicevo, un argomento interessantissimo che coinvolge tanto. Mi spiace soltanto dover interrompere per passare ai punti pomeridiani subito dopo una brevissima plenaria di qualche minuto. Vai. Per chiudere questa prima parte, perché poi ci sono anche altri temi che costringe, però io ci tenevo, l'avevo detto a Nancy anche prima, ho anticipato ad Eugenio, a intervenire su quella che è stata la suggestione che ci ha dato tanto Eugenio quanto già le vostre relazioni, che sicuramente sono state molto interessanti, e cerco di darvi, anche mettendo a frutto quella che l'esperienza che io ho fatto sul campo prima come assessore, come si chiama adesso alla Mezzia Terme, dicevo di dargli anche una concretezza, perché come diceva giustamente Eugenio, quindi va apprezzato il lavoro che è stato fatto dalla sua associazione su Catanzaro, il tema della libertà di voto, della segretezza del voto e soprattutto la problematica della tracciabilità del voto è un problema che sappiamo benissimo da chi partecipa alle competizioni elettorali, davvero molto urgente, e mette anche un po' in imbarazzo, perché io stesso, da persona assolutamente che vuole tutelare la libertà, mi rendo conto che soprattutto nelle amministrative, quindi non tanto a livello di elezioni parlamentari, ma soprattutto a livello amministrativo locale, quando ci sono soprattutto tanti candidati, come può essere la Mezzo, dove si raggiungono addirittura numeri che sfiorano le 500 persone candidate, con la frammentazione delle sezioni è molto facile capire se quella persona che aveva detto che avrebbe votato poi lo ha fatto veramente, e quindi è un problema che si pone. Allora, quali possono essere gli strumenti? Alcuni spunti li ha dati Eugenio e io li condivido. Infatti, si potrebbe pensare ad un urn trasparente con il pecchiedio, con il belgio, proprio perché possa vedere solamente la persona e la scheda, e quindi possono vedere solamente i movimenti e capire quello che succede. Però a me piace portare la vostra attenzione su qualcosa che si può fare di concreto e che può essere una battaglia di sempre, o comunque anche di altri partiti a livello nazionale, cioè che è quello che riguarda, lo diceva anche Eugenio prima, il discorso della nomina degli scrutatori, perché la nomina degli scrutatori in ogni elezione, secondo me soprattutto nella realtà meridionale della realtà calabrese, ha un duplice risvolto. Innanzitutto un risvolto clientelare, perché purtroppo, anche qui porto l'esperienza di campo, accade che la commissione elettorale comunale, quella che appunto deve indicare gli scrutatori, alla fine effettua proprio una ripartizione tra i singoli consiglieri, proprio da manuale Cencelli, dei componenti. Per cui se ci sono 500 scrutatori, i consiglieri sono 30, toccherà ad ogni consigliere indicare quei 20 nomi. Ora capite bene che questa cosa intanto
rappresenta una situazione in cui quelle 20 persone e le loro famiglie si sentiranno obbligate a contraccambiare, sappiamo come, in termini elettorali, quello che è stato il tuo favore di averle inserite come subito. Ma poi c'è anche l'altro aspetto importante che dice Eugenio, che anche in termini di scrutinio effettivo quelle persone possono essere uno strumento in mano ad una politica deviata e malata che cerca di condizionare in un certo modo piuttosto che in un altro lo scrutinio. Allora, noi alla Mezza abbiamo fatto proprio negli ultimi anni, c'è anche qui Eugenio Carnovale che è stato consigliere comunale fino a pochi mesi fa. All'inizio non ce l'abbiamo fatta perché non abbiamo avuto questa forza, però siamo orgogliosi di averla fatta e secondo me si apre quella che è la proposta che io faccio. Cioè, a un certo punto, poiché la legge dice che la commissione elettorale ha nominato i disputatori e la deve fare all'unanimità, cioè se solo 4 componenti della commissione li devono indicare tutti e 4. Voi capite bene che se noi, come abbiamo fatto, come amministrazione, abbiamo proposto il sorteggio di iscritti agli albi con una previa verifica dell'iscrizione delle liste di disoccupazione, proprio per far lavorare le persone con le quali anche i 200 euro possono rappresentare una risorsa, poi per applicare un criterio di rotazione, basta che una persona non sia d'accordo e quindi tu la nomina non la puoi fare. Allora noi abbiamo spinto all'estremo questo meccanismo per cui alla fine, non essendoci mai l'accordo, si è arrivati al commissariamento, il prefetto ha nominato un commissario e il commissario ha applicato il sorteggio. Allora, qual è la proposta che noi possiamo fare e su cui possono lavorare anche i nostri parlamentari? Cioè quello di cambiare la legge sulla nomina degli scrutatori, quindi trasformarla da nomina appunto a nomina degli scrutatori, ma attraverso un meccanismo di sorteggio tra gli iscritti all'albo. Volendo, quello non si può fare di inserire il discorso del lavoro e dell'iscrizione al registro di disoccupazione perché ci potrebbe essere una questione di legittimità costituzionale appunto per violazione del principio di parità di diritto dei cittadini. Però un discorso di trasformare la nomina pura come adesso, in nomina attraverso un criterio di sorteggio che poi con i mezzi moderni lo stesso funzionario della prefettura in 30 secondi con un sistemino ha ricavato i nominativi degli scrutatori e noi abbiamo avuto la soddisfazione di vedere nei seggi persone che erano da 20 anni che erano iscritti nelle liste degli scrutatori che non avevano mai fatto lo scrutatore perché purtroppo vigevano altre logiche e c'erano altri meccanismi. Allora, accanto alla valutazione anche sociologica che è fondamentale, io penso che noi, questo è il senso della giornata di oggi, dobbiamo poi tirare fuori delle proposte che siano concrete, su cui si può lavorare, che possono essere magari un piccolo tramento rispetto all'oceano che ci troviamo di fronte, una piccola goccia, però possono essere un primo segnale anche per dire come noi vogliamo cambiare concretamente non solo questa terra, ma anche la terra. Tu vuoi aggiungere qualcosa oppure passiamo agli altri argomenti? C'erano interventi pregressi? Ah, tu ti eri registrato. Sì, purtroppo devo andare in giro. Devo dare qualche risposta anche per lui. Però facciamo per la linea che non aveva parlato. Tu volevi aggiungere qualcosa? Già. Io andare via. Prego. Poi sulla tracciabilità del voto, riguarda la doppia preferenza. Sì, allora prima che lui dica i tempi perché altrimenti non riusciamo. Sarò brevissimo. Sarò brevissimo. Io parto chiedo scusa, la mia esperienza da sono sia impegnato in politica che in situazionismo, sono presidente dell'associazione. Sono Francesco Capanni. Dagli interventi che abbiamo qualificati, che abbiamo potuto ascoltare questa mattina, sono emerse alcuni spunti che adesso mi danno la possibilità di parlare dell'esperienza e quindi di proporre alcune cose nell'ambito di questo tavolo della legalità. Innanzitutto si parlava della capacità di divertirsi nella responsabilità civile. Ebbene, io con i miei amici e con me sottoscritto quale presidente, questo abbiamo cercato di fare, stiamo cercando di fare oramai 6 anni con l'associazione di cultura socio-culturale, ci occupiamo quindi di risociare l'ambiente, di patrocinare comunque eventi che diano la possibilità ai giovani
di avere degli spazi futuri, spazi culturali, legali, legalitari, allenati ai diritti, che appunto possano essere, possono allontanarsi, diciamo, dalla vita, quindi dalla mafia, dalla criminalità e da tutti questi sistemi che ci sono in giro. Sappiamo bene che dagli interventi anche del professore Cocchini, Eugenio, è emerso il fatto del bisogno, quindi è risaputo, diciamo, che il bisogno è legato al doppio filo del voto. E quindi è come un cane che si morde la coda, perché se non c'è la volontà poi del soggetto politico e anche del soggetto civile, in questo caso del tra virgolette subito, perché se c'è una connivenza, chiamiamola così, tra il politico e il subito, cioè sta bene così, sta discorso delle cose, allora niente potrà cambiarsi nel futuro. Ed ecco quindi il ruolo attivo, propositivo, di cambiamento che io porto con la situazione. Quindi la mia proposta molto veloce è quella di incentivare la cultura, comunque, di stare le amministrazioni accanto alle associazioni, perché comunque sono quegli enti intermedi, possiamo definirli tra partiti, ma la soluzione è qualcosa che è a partito, che può aiutare il giovane ad avvicinarsi a quindi evitare di avvicinarsi facendo altri nodi che potrebbero creare, diciamo, situazioni di malaffare e portarli su virgo, scondersi, diciamo così. E quindi l'idea è quella di non arrendersi allo status quo delle cose, ma creare dei momenti di confronto, e penso che l'associazione sia un momento di questo, un momento di confronto vivo e attivo, piuttosto che passare il tempo in ballo con una serie di giochi, quindi molto, molto veloce. Sulla cultura l'abbiamo visto anche ieri o l'altro, adesso secondo me San Procopio, in provincia di Reggio, di Parma, l'arte intimidatorio che subito la biblioteca ha dato in concessione alla professione. Ebbene, sono tutti segnali che le amministrazioni dovrebbero dare proprio per rivitalizzare l'aspetto economico, culturale del nostro territorio. Quindi l'idea è quella di stare accanto alle situazioni, ai ragazzi che non vogliono appunto arrendersi al momento attuale che vivono sotto, con tutte le difficoltà che sono emesse questa mattina. E poi niente, offrire anche spazi istituzionali idonei, cioè penso alla nomina, o meglio, a delle figure di garanzia, per essere un garante per i diritti del cittadino. Fino a qualche tempo fa c'era a livello comunale, poi per esigenze di bilancio, così, come se fosse il garante dei diritti del cittadino, l'unico problema, il difensore civico, il problema fondamentale del quale riprendere risorse. Quindi tutti strumenti piccoli, ma che messi insieme uno accanto all'altro possono dare lo sviluppo nuovo e diverso alla società legata alla cultura, quindi la legalità. Grazie. Allora, è presente la dottoressa Torletta, che è qui per il famoso punto al quale non riusciamo ad arrivare, genere sud, però pare che fare un intervento legato proprio al tema specifico, al tema della legittimità del voto, poi il resto se riusciamo lo vediamo dopo, che abbiamo più corposo, perché come voi tutti sapete alle amministrative si vota con la possibilità dell'espressione della doppia preferenza di genere, così come ormai è stato introdotto anche per le europee, per le politiche, ci auguriamo anche per le regionali. Dalla mia esperienza diretta la notte del voto alle comunali è nata una riflessione che poi mi sono accorta, non solo mia ma in generale, che il rischio che l'espressione, che la doppia preferenza sia occasione di tracciabilità del voto, perché la combinazione dei due voti può essere tale da permettere di capire chi ha votato come e dove, cioè la possibilità di combinare la candidatura maschile e la candidatura femminile, si corre il rischio che si è già avuto in passato quando si aveva la possibilità di esprimere il voto su più candidati. Ed effettivamente, perché lo dico, la mia esperienza è stata questa, siccome io ho sostenuto una candidata donna che era abbinata politicamente a un altro candidato, la notte del voto, seguendo gli scrutini in giro, mi sono accorta che venivano meno i voti promessi, usciva sempre lui, non usciva lui abbinato a lei. Questo è successo per diverse candidature femminili, cioè gli accordi così, poi elettorali non sono stati rispettati, ma sta nel gioco, nel senso si impara, no? Anche in questo, a gestire la doppia preferenza, ma in realtà quella è stata un'occasione che mi ha fatto riflettere, perché è tracciabile il voto con la doppia preferenza, soprattutto nelle piccole realtà comunali, non in quelle grosse, dove sui grandi numeri è difficile, ma
ma quando si va, si segue il voto nelle singole sezioni, la combinazione prima uno poi l'altra, o la cognome nome, nome e cognome, capisci? Perché noi quando io dici il voto, chi vuole seguire il voto perché le vota prima il candidato, metti per primo il candidato maschile e poi quello femminile e poi lo trovi poi. Purtroppo invece ci siamo ritrovati in meno. Quindi addirittura potrebbe essere. Potrebbe diventare un modo anche per tutelare la presenza, la famosa presenza delle donne in politica, magari proprio. La proposta che facevi no. Sicuramente sulla modalità di espressione del voto sicuramente io questo punto è stato malissimo, è stato il punto legalità mafia quanto in qualche modo possiamo condizionare la libera scelta di fare il voto, è stato apprezzatissimo. Io cerchiamo di prima chiedere cosa possiamo fare per una scuola. Già perché Giappi proponeva una scuola. Noi le facciamo con libera, quindi facciamo senza organizzare, insomma, scegliere un tema. Selezionare delle persone, magari sulla base di un progetto, e farle partecipare a una scuola intensiva, magari con supporto di qualche associazione, eccetera, che possa per degli anni le persone che possono andare fuori, insomma, corsi intensivi a persone però motivate, perché bisogna partire da una persona motivata secondo quello che conosce. Allora io a proposito di questo vi ribadisco e vi ricordo di registrarvi, di lasciare il vostro nominativo di modo che tutto quanto produrremo in questa giornata potrà circolare in tutto il mondo. Io devo dare una risposta, devo dare Allora, cercherò di precisare alcune cose sulle sue domande che mi sono state fatte. Allora, io non mi volevo avventurare, non sono avventurato in discorsi più grandi di me, innanzitutto, tutto su mafia o cose di questo tipo, anche immaginando che il taglio fosse, come si è detto, un po' più sconvolto. Allora, questa è una cosa, è un argomento concreto. Mi rendo conto che non è la soluzione del problema del voto libero. Infatti non lo chiamiamo voto libero, ma voto tracciato, il voto libero perché il voto sia libero per mille altre cose. Ma perché il voto non sia tracciabile, sia molto meno tracciabile, bastano alcune cose, quelle che ci siamo dette. Dico subito che di questa tracciabilità del voto, e questo non sono d'accordo, per esperienza, per confronto, il nord se ne abbasso quanto il sud, ovunque, ci sono a macchia di leopardo schifezze ovunque, e purtroppo se ne sono avvalsi tutti i partiti, tutte le forze armate. Pertanto in questo secondo me sta la più grossa difficoltà, perché siccome è una normativa che va proposta e va corretta in Parlamento, dalle stesse forze che non solo ne hanno beneficiato, ma che intendono continuare a beneficiarlo grande scoppiosamente, insomma, come dire, e sarà difficilissimo produrre una norma realmente nuova e che porti risultati. Io la vedo lì la difficoltà. E qui adesso rispondo un po' con una battuta. Il punto tecnico va studiato da una commissione di esperti giuridici. Quello che dice Rosario è assolutamente certo, la Catanzaro siamo riusciti a farlo, il sorteggio era per legge una facoltà fino al 2005, attenzione, la maggioranza parlamentare del 2005, che era di centrodestra, ma votato da tutti, ha abolito il sorteggio, ha reso obbligatoria la norma. Questa è un'aberrazione giuridica che la dice lunga sulla gestione dei seggi in tutta Italia.
Allora, recuperare il sorteggio, ma recuperare anche purtroppo la nomina dei presidenti di seggio che la fa la Corte d'Appello, ma è inquinatissima anche questa struttura, e recuperare, per esempio, prima mi sono scordato di dirlo, una cosa importante sarebbe che qualunque sia il numero delle sezioni, ovunque, se io, cittadino Eugenio, devo andare a votare la sezione 41, io devo andare a votare a Catanzaro, dove vado, è indifferente. Io posso recarmi alla sezione più vicina, per questa ragione, perché sono frammentato sul territorio, per gli anziani, per un fatto di comunità, ma se io voglio andare a 30 km da casa mia, ci vado, l'importante è che ci sia un computer dove vado a votare, viene annullato il mio voto, e dovunque voto una sola volta, dove voto è uguale, basta un computer per la sezione. Questo fa sì che renda ancora più complicato la ricerca in quella sezione della famiglia di Eugenio che doveva portare 4 voti e non li trovo e sono in grado di farlo. Quindi bastano piccoli provvedimenti, ma vanno coordinati con uno studio approfondito su una norma, sulla legge elettorale di competenza nazionale. Questo è, comunque sia, un provvedimento che spunta l'arma in mano ai corruttori, dicevamo prima, addirittura ai milantatori anche, che comunque perseguono lo stesso risultato senza nemmeno dover fare la fatica di verificare, e spunta enormemente l'esito. Quindi premia gli infedeli, quelli che hanno promesso il voto di scambio ma non lo mantengono, e perché l'anonimato li salva, è come il voto segreto alla Camera dei Deputati, diciamo così. Questo è una grande cosa, perché guardate, il fatto di mandare persone figlie di queste corruzioni di qualunque tipo non è che finisce soltanto lì, perché questo significa che la selezione della classe dirigente del 100.000 la si fa al contrario. Cioè premiamo nelle assisi istituzionali i delinquenti a scapito delle persone oneste, e i delinquenti che rispondono a poteri delinquenziali faranno provvedimenti legislativi, delibere, determine, progetti, realizzeranno politiche criminali a danno del territorio. Quindi spuntare anche di un 10, un 15, un 20, un 30%, secondo me questa terra rinascerebbe per il solo fatto che avrebbe finalmente, non è indifferente che vada in Consiglio Comunale Rosario o non vada a Rosario, è fondamentale, perché 1, 2, 3, 4, 5 consiglieri del Comune della Mensa, che sono persone per bene e rappresentanti effettivi di istanze sociali e non di interessi particolari, illeciti talvolta e comunque illegittimi, cambia l'assetto. Quindi un provvedimento del genere, secondo me, va riportato nel suo ovvio naturale, perché produce, non risolve il problema della giustizia sociale. La chiudo qua. Quindi, per ulteriori approfondimenti, come quando vogliamo, a tutte le politiche, dalle europee in giù, ovviamente l'incidenza del voto nelle amministrative è una cosa che è possibile, perché c'è la suddivisione delle circoscrizioni e quindi i numeri che devono risultare, così come la sede elettorale, se no non si farebbe un discorso dell'ingegneria politica, ci sarebbe motivo. Sì, sto parlando solo delle norme di votazione dei seggi e dello spoglio. No, mi riferivo al fatto quando lei prima diceva andare a votare a 30 km. No, sì, sempre, no, lo stesso, sempre lo stesso che voi. Io sono a Catanzaro, cioè da Catanzaro Nido alla montagna ci sono 25 km, io posso votare a Catanzaro. Ma certo, sì, ma voglio dire, la sommatoria di tutti questi elementi, proprio logistici, normativi e sulla composizione del seggio. Per esempio a Catanzaro, se io vado in consiglio all'ufficio Anagrafe, faccio, non so se è così dappertutto, in molte parti ho verificato che è così, e chiedo un duplicato della mia scheda elettorale, me la danno, senza chiedere alcun documento, ma se la chiedo anche la tua, me la danno. Basta che tu hai dati anagrafici, data di nascita, nome e cognome, me la danno. Sono assunto che l'ho persa, io ne ho 3 a casa, perché credevo di averle perse, ma poi l'ho ritrovato. Allora, se io so che tu non vai a votare, e ci vuole poco per saperlo, basta che so che tu sei studente universitario, stai a Pisa e non scendi, e io ho il tizio amico dal seggio che mi fa conoscenza diretta e vengo al tuo nome a votare con certificato. Prima che mi seggi, mi e a Catanzaro ci sono migliaia di voti che si fanno in questo modo. Noi abbiamo perso le elezioni per 3.000 voti, non per 100.000, per 3.000, e abbondantemente al di sopra, al di sotto, cioè dei crimini che mi sono visto denunciare. Cioè l'esito elettorale dipende da questo. C'è gente che non viene a Catanzaro da 30 anni e che risulta che ha votato. Perché tanto lo si sa, c'è gente che ha denunciato in ultima elezione, signore che mi dicevano la domenica mattina mi suona un citofono, c'è Eugenio. No, Eugenio non è venuto a votare, vabbè, chi è? Un amico, ciao, chiuso. Ma dal seggio mi torno per Eugenio, tanto c'è certificato lo ottengo. Basta la conoscenza diretta, va abrogata la conoscenza diretta, chi non ha il documento non vota. Non vota. Punto. Se torna a casa si prende il documento.
E questo solo provvedimento? No, no, cioè la conoscenza diretta, l'istituto non si può fare. E questo è una cosa illegale, no, è legale, la conoscenza diretta, lo scrutatore, il presidente del seggio può accedere, mi conosce, può non chiedermi. Allora, ogni elemento incide X, prova a immaginare la sommatoria prima, durante e dopo le operazioni di voto, la sommatoria di questi elementi determina il risultato, in gran parte, soprattutto sulla composizione delle persone, non tanto sugli assetti, anche sugli assetti, ma principalmente sulle persone. I post ci saranno sempre in queste persone, sempre. Una provvedimento del genere taglierebbe le cose di preferenza a questa gente e non sarebbero più preferenze. Dunque, ci rivediamo come per voi. Volevo dire tre cose su come mettere a cesto e poi. Io mi rendo molto con il soggetto, già. Però non è questa la sede di fare questi studi, questi discorsi, secondo me, molto accademici e molto poco politici nel vero senso del termine, cioè dentro tutti fatti di rilievo della nostra comunità. Questo si chiama politica, altro si chiama accademia. L'accademia è un valido sostegno alla per indirizzare un supporto, ma se qua siamo per individuare delle vertenze sociali sostanzialmente da combattere, non possiamo perderci nell'accademia. Possiamo perderci per un po', poi dobbiamo allora avere altre tre ore per poi trarre. È importante questa cosa, se no smettiamo tutto quanto ci siamo detto, il parlarci addosso, il parlare dell'universo, abbagliare alla luna, e la luna sta tranquillamente al suo posto e noi allora torniamo a e non succede nulla. Io sono vecchio, mi chiedo perdono, non ho molto tempo davanti, diciamo che non sicuramente più alle spalle di quanto ne abbiamo davanti, non sono disponibile, non sono disponibile a fare il tempo. Allora, un rilievo che ho fatto adesso, il discorso fa bene, diciamo in privato, ma in luogo pubblico, diciamo. Io avrei preferito che questo tavolo si chiamasse giustizia, diritti e legalità, o giustizia sociale, per introdurre una componente di azione, appunto. La legalità secondo me non è un valore, quantomeno non è un valore assoluto. La legalità, vi dico solo una cosa, non voglio farlo lungo. Oggi è 12 dicembre, il 12 dicembre 69, io c'ero purtroppo, c'è stata la tragedia di Piazza Fontana. Voi dovete sapere che a Piazza Fontana, davanti alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, c'è ancora un giardino, delle nuvole. Su queste aiuole il Comitato Partigiano Antifascista di Milano negli anni successivi pose una targa, uno stelo di legno con una targa, in cui c'era scritto a Giuseppe Pinelli, anarchico, ucciso nei locali della Questura di Milano, quando la versione ufficiale del sistema legale era che Giuseppe Pinelli si fosse buttato o si fosse sentito male o comunque voleva suicidarsi, insomma in qualche modo si era buttato da solo dalla finestra e non aveva buttato nessuno, tantomeno si è buttato con le cadute in vivo. La credenza però popolare, al di là di tutti gli atti formalmente legali, cioè della liturgia, era che Giuseppe Pinelli sia stato assassinato nel locale della Questura. Quella targa è rimasta anni, finché è arrivato il governo di centrodestra del buon Milano, insomma uno di quei sindaci ingloriosi dell'ultima stagione della Lega, eccetera, con la Moratti e il suo recensore Sorrentino, ed è stata rimessa ed è lì. Allora, siccome oggi è 12 dicembre, no, così, noi ci siamo ispirati per un omicidio che era stato di Malacaria, abbiamo seguito per lo schema, per una cosa. Per dire che la legalità, ma oggi non dovremmo parlare quindi contro Jobs Act, non dovremmo parlare contro la legge 107, anche là delle leggi razziali che sono un caso limite, ma proprio cose normali. Noi la legalità è un valore se coincide con la giustizia, altrimenti viva l'illegalità e la contestazione e la contestazione di norme che provocano ingiustizia. Allora il tema nostro, secondo me, visto poi la sinistra, credo che sia del tutto scontato, credo di dire una banalità, dovrebbe essere il nostro obiettivo la giustizia sociale, che si applica col diritto e quando coincide con la legalità, cioè con il rispetto formale di una norma scritta. Apro un'ultima parentesi, le norme le scrivono sempre le classi dominanti, mai le classi dominanti, sempre, da quando il mondo è mondo, in qualsiasi latitudine. Quindi
lo secchio della legalità è uno secchio, secondo me, o formale, appunto liturgico, o peggio, di contributo non richiesto a accentuare il potere delle classi dominanti. Io penso che ci dovremmo battere per la giustizia. Dovremmo tornare a quella ripartizione che c'era già 2500 anni fa tra l'ex ius contro il nome di figli romani, soprattutto la cosiddetto ius censi, ma rimane come l'umanità. Nando. Questa cosa della differenza tra legalità e giustizia in questa telefonata che c'è stata tra me e Eugenio mi ha aperto grandi orizzonti, perché è una cosa che ti tornava da pensare. Al tempo citai questo libro di Rodotà in cui lui segnalava che la prima donna di colore che si è seduta nel posto vietato alle persone di colore fece, in effetti violò una legge, però agì giustamente. Quindi la prima cosa che facciamo è cambiare il nome del tavolo. Allora io devo chiedervi, vi ringrazio per questa disamina interessantissima. Dobbiamo però passare all'altro punto. Abbiamo qui Marco, ma anche se l'abbiamo già conosciuto questa mattina, ci ha raggiunto Giovanni Carpanzano di Arcidia Lamezia, Catanzaro Lamezia Lungo, si presenterà da solo e ci parlerà delle unioni civili e di come in questa nostra regione vengono lette o non lette. Grazie Giovanni. Diciamo che l'argomento anche questo sarebbe vastissimo, ma cerco di essere sintetico e poi anche andare sull'operatività di proposte possibili che possono, cioè che Arcigay vorrebbe portare avanti insieme ad altri attori della società civile, quindi partiti politici, non solo associazioni, sindacati. Con Marco prima si parlava delle possibilità di andare avanti in questo triennio, perché noi questo il comitato di Vibo Catanzaro Lamezia è stato recentemente rieletto, tra cui quindi anche me. E diciamo che intanto il primo problema reale in Calabria è il coming out, per cui la maggior parte delle persone finge di essere qualcos'altro e sotterraneamente invece vive la verità della propria vita, della propria sessualità, della propria esigenza affettiva. E ovviamente è un concetto molto sottile, ma anche la stessa parola omosessuale tende ad essere così incentrata sul concetto del sesso. In realtà da qualche anno si tende a parlare di omoaffettività proprio per spostare l'asset dal sesso in quanto tale, quindi tabù, eccetera, moralità cattolica più o meno presente in questo stato che non è uno stato laico oggettivamente. E qui la questione chiaramente non è né crocifisso qui o lì, perché a me personalmente non sono cattolico ma non dà fastidio, e perché rispetto alla libertà di chiunque di manifestare ciò che ritiene più giusto per la propria vita. Però la spiritualità è una cosa, lo Stato è un'altra. Lo Stato deve garantire a tutti i cittadini senza nessuna differenza fondata né sulla religione né sul sesso, quindi la parità di tutti, cosa che gli omosessuali non hanno, perché oggettivamente io gli omosessuali sono effettivi, i gay, i ricchioni, chiamateli come vi pare, tanto che il concetto non cambia sostanzialmente. Poi il dispregiativo nasce solo dal modo in cui decidiamo di dire una cosa e dal senso che vogliamo dare alla parola, no? E i maggiori omofobi siamo noi contro noi stessi, tanto per essere poi così insomma simpatici anche e snellire l'argomento. Però non abbiamo gli stessi diritti, perché oggettivamente non possiamo sposarci, non possiamo avere la possibilità di sostenere il nostro partner se va in ospedale, non possiamo avere l'eredità, non possiamo avere la flessibilità della pensione, insomma non possiamo avere accesso a quei diritti che mi spetterebbero per Costituzione, no? In questo senso. Quindi la battaglia di Arcigay è ovviamente quella di avere il matrimonio egalitario, quindi Arcigay è contraria alla proposta di legge Cirinna, per come è stata scritta, senza contattare e senza assolutamente prendere in considerazione le parti in causa, hanno scritta senza considerare le associazioni di settore, il che già di per sé comporta una contraddizione, no? Però meglio questa che nulla, quindi è chiaro che verrà accolta una grandissima soddisfazione.
soddisfazione per questo primo passo, ma non è un passo risolutivo, perché solo la piena parità tra me e te, lui, insomma, tra noi, può essere l'obiettivo reale di agire. A livello regionale non possiamo fare chiaramente una legge per i matrimoni, perché è una competenza nazionale, però la situazione attualmente è ferma lì, e credo che sarà ferma lì per i prossimi 4-5 mesi, forse 6, se non anche l'Italia, ovviamente non lo sappiamo, perché il nodo è l'adozione. Il problema è la cultura. Base, la mancanza di informazione, l'ignoranza, per cui i bambini sicuramente... Stai parlando a livello regionale? No, no, a livello nazionale. Sì, a livello regionale si può fare molto poco. Si potrebbe fare, si potrebbe tentare di fare il registro delle unioni civili regionali, ma si parlava con lui, sarebbe un risparmio di energie, diciamo, inutile. Perché? Tra 4 mesi, se fanno la legge, viene annullato, cioè non avrebbe più valore quello che se facessero la legge di superiori civili nazionali. Quindi magari cercare altre possibilità operative. Sicuramente l'idea, diciamo, di Arcigay di chiedere il registro regionale è solo di muovere un livello sociale di discussione, non per la funzione in sede registro, che appunto tra 5 mesi non avrebbe nessun valore più se viene approvata la legge della Cirinna. Quindi diciamo che per cui bisognerebbe capire, come diceva lui prima, se c'è troppo di spende, lasciamo perdere, no, di energie. Se invece c'è un'interlocuzione, cioè abbiamo di fronte degli uffici, la politica regionale, che velocemente vuole fare questa cosa per dare un segnale alla nazione, come ha fatto la Sicilia, allora avrebbe senso, si potrebbe portare avanti. Molto più senso avrebbe combattere l'omofobia e la transfobia, quindi attraverso una legislazione, comunque una possibilità, insomma, di intervenire puntualmente nelle scuole, o un centro di assistenza e di aiuto, come quelli per le donne. Allo stesso modo fare un centro di assistenza di primo ascolto per i ragazzi che hanno difficoltà, le ragazze che hanno difficoltà ad affrontare il tema del coming out o che subiscono violenze in relazione alla loro sessualità. Il mese scorso è stato inaugurato a Cosenza, faremo anche a Catanzaro la Mezzia Libera, vediamo dove chi ci diciamo, apre le porte prima, perché è molto difficile. Questo chi dovrebbe fare? Questo l'ASP lo potrebbe fare anche il comune, lo potrebbe fare anche la provincia, perché poi il centro di assistenza non è un centro medico, è semplicemente un centro di ascolto con psicologi che Arcigay abbiamo tra i tesserati, insomma non abbiamo necessità proprio di... però se potesse farlo... Comunque personalmente l'ASP mi ha contattato di Catanzaro con gli educatori per poter fare, per iniziare il percorso per creare questo centro di assistenza, quindi questa è una cosa che operativamente vorremmo realizzare. E l'altra cosa rispetto, diciamo, alla possibilità di fare qualcosa concretamente a livello regionale, creare dei progetti nelle scuole che possano scardinare questa follia della teoria gender. Vi assicuro che non vogliamo colonizzare il mondo, non ce ne frega niente di cambiare gli eterosessuali, che ci sono tanto simpatici. Spereremmo di essere simpatici a loro allo stesso modo in cui sono simpatici a loro a noi, e abolire il concetto di loro a noi, che sarebbe anche carino, abolire questa di differenza. No? È vero pure che noi non ci mettiamo proprio del nostro per diminuire la differenza, facciamo di tutto per acuire questa differenza. No? Però io, diciamo, combatto con la mia famiglia in senso positivo, perché la mia famiglia, cioè, mi ha accettato subito, non ho problemi, sono fidanzato ufficialmente, vivo con mio compagno, con mio marina, insomma i miei genitori ne vanno a mangiare e viceversa, insomma non è una tragedia in casa, lo è stato a 18 anni, gli è passato dopo 5 minuti, va bene, insomma è andata così. Però non tutti vivono questa serenità. Quindi attraverso la cultura si può iniziare a scardinare questo meccanismo che è solo ignoranza, cioè non conosco una cosa e quindi ne ho paura. E pertanto non do i diritti agli altri, perché è più facile che me li tengo tutti io e agli altri non li do perché non conosco quella cosa e ho paura. Cioè di base questo è il problema. Hanno paura, non si capisce di cosa, perché non ci trasformiamo in mangiatori di bambini. Ma quelli sono comunisti, no, molti di noi sono comunisti, quasi tutti. E quindi, insomma, ognuno si mangia quello. Ognuno che si mangia. A noi lasciate i bambini, voi mangiate qualcosa. Sì, esatto, no, il problema è che passa il convento. Non si mangia le gambe.
potevi mangiare. Il problema è culturale, ovviamente, no? Quindi l'altra cosa che vorremmo questo cercare... discorso della delegenda è interessante perché chi ha bambini a scuola non si può. Allora, sulla teoria gender o gender e chi si voglia, potremmo aprire parentesi infinite. Brevemente la Chiesa Cattolica sta facendo quello che ha fatto con le streghe, né più né meno. Adesso le streghe, diciamo, non ci stanno più, le donne sono più o meno diventate pari agli uomini, più o meno, e quindi ce la prendiamo con qualcun altro. Gli ebrei l'abbiamo già dato, perché abbiamo già ucciso 17 milioni di persone. Ora l'obiettivo numero 3 nel corso di questo nuovo mese sono, diciamo, gli omosessuali, trans, eccetera. I diversi in generale. Ovviamente non vorrei andare nella ovvietà della maggior parte, del grande numero di, diciamo, di prelati che hanno vizietti più o meno certificati, perché, diciamo, insomma, è storia, poi è sui giornali quotidianamente, però, diciamo, come diceva il nostro caro amico di Milano, cioè il problema dell'omofobia non è, diciamo, la sua intenzione, il problema è la paura che poi ti piaccia, se trovi, no, c'è questa, diciamo, scherzosamente. Il punto è parlarci, scoprire che amiamo ugualmente, amiamo allo stesso modo, piangiamo allo stesso modo quando l'altro ci tradisce, ci lasciamo se l'altro ci tradisce, insomma, cioè, succedono le stesse cose, voglio dire, devo stirargli le camicie e viceversa, li cucino, cioè cose normali. E se avessi la possibilità di avere un figlio e di condividere questo figlio con il mio compagno, probabilmente mi metterei la pezza fredda quando c'è la febbre come fate voi, cioè non credo che poi sia molto diverso, il problema è solo culturale, è un limite, e il problema della legge Gelinà è questo. Sostanzialmente non passa per la stepchild adoption, per il problema dell'adozione del figlio del padre. Ma ci sono sentenze recenti? No, più di una, sì, più di una, recentemente di queste due mamme, che una è Spagna, una spagnola. Il problema è, diciamo, che c'è grande ignoranza e non c'è voglia di capire, diciamo, il punto. Brevemente, se ho un minuto ancora, non lo so, Vincenzo, sì. Sulla maternità surrogata ho avuto un affitto, come volgarmente viene detto, non c'è un affitto concretamente, sono donne che volontariamente fanno questo dono, esatto, a famiglie che non possono raggiungere questa cosa. Ora, il problema della schiavitù c'è se andiamo in India, c'è se andiamo in Ucraina, c'è se andiamo in Africa, c'è in paesi dove non c'è una tutela della donna e quindi probabilmente c'è un atteggiamento dove il maschio, diciamo, di quella nazione la fa in qualche modo, in maniera coatta, le fa avere questo figlio, e allora è per soldi, e quindi in questo genere di nazioni è questo il problema. Nelle nazioni in cui questo avviene, viene fatto dalla maggior parte delle coppie omosessuali, quindi l'America e il Canada, non c'è una forma di schiavitù, le donne sono assolutamente consenzienti. E tra le altre cose, lo so perché io comincerò questa cosa a gennaio, quindi mi sono informato, e lungi da me la persona schiavizzare chi che sia, specie con le tante care amiche donne con le quali tante notti abbiamo pianto pensando al principe azzurro, perciò non è assolutamente, diciamo, intenzione nostra di schiavizzare nessuno. In America e in Canada le donne, se non hanno un loro lavoro e se non hanno già almeno un figlio, non possono fare la maternità, non possono dare l'utero per la maternità surrogata, quindi non c'è schiavitù, non lo fanno neanche per soldi. I soldi ci sono, oggettivamente, diciamo, hanno e devono pagare le spese mediche, eccetera, però non è quello il motivo primario per cui mettono a disposizione il loro corpo per poter fare questa cosa. Questo è il primo, diciamo, il più importante concetto. Il problema è che non si vuole, perché chiaramente sul concetto di maternità forse entrano una serie di... cioè, nel senso che, per esempio, qualche sera fa Formigoni perché i figli nascono da un uomo e una donna, ma chi l'ha mai negato? Non, del resto, se dobbiamo ricordare una madre surrogata, tra virgolette, no? Cioè, è perché, cioè, il figlio sarà mio e di quella donna, il mio compagno e di quella donna eventualmente,
Quindi non è che viene negato questo, il problema è poi chi lo cresce. Io sono nato e cresciuto con genitori eterosessuali e questo non ha cambiato la mia omosessualità e me l'ha influenzata, se non in senso negativo, perché per farmi accettare da papà io ho tentato di avere una storia con una donna con degli svolti anche comici. Perciò poi alla fine sono stati smalti, però insomma voglio dire, scherzando, in realtà, cioè io sono, posso essere un buon padre indipendentemente dal fatto che amo un uomo o una donna, e così una donna può essere una buona madre, indipendentemente dal fatto che sia con un uomo o una donna, la sfera affettiva dell'adulto non ha niente a che fare con la sfera affettiva del bambino. E poi vorrei capire per quale ragione, se questo bambino cresce con due papà, per lui sarà normale avere due papà, cioè per il bambino è normale quello che è normale per gli adulti. Ciò non toglie che una figura materna potrebbe essere necessaria, questo possiamo anche discuterne, per carità, assolutamente. Non è che si nega l'importanza della madre o del padre a seconda che l'omogeneità sia femminile o maschile, no? Nello stesso tempo però io potrei essere vedovo, avere un figlio e crescerlo da solo questo figlio. Non è che il bambino è orfano, non avrà la mamma, avrà altre figure, avrà la zia, avrà la nonna, avrà le sorelle se ce le ha. Per cui diciamo che è molto ampio il discorso. In termini regionali possiamo provare a pensare di intavolare un discorso per il registro, semplicemente per un segnale più che altro politico anche a livello nazionale, pensando che questo non occupi una grande risorsa, perché altrimenti potrebbe essere un lavoro vano. Sicuramente il centro di assistenza e il progetto nelle scuole, che è quello che noi vorremmo proporre a partire da gennaio, sono due cose proprio operative che arcigliano. Il progetto nelle scuole è un progetto di una commedia brillante che si chiama Il marito di mio figlio, che parla proprio del coming out che questi due ragazzi fanno alle famiglie dicendo che si sposeranno. La commedia si incentra sui drammi di questi quattro genitori che non erano assolutamente preparati a questa cosa, con tutta una serie di equivoci che va a scardinare gli stereotipi che esistono sull'omosessualità. E questo può essere un modo, come sempre il teatro, un trampolino per parlare poi ai ragazzi della teoria del gender e quindi insomma, tranquillizzarli che possono essere quello che vogliono, però in tutti i sensi, e non essere solo quello che la società eteronoma vuole che siano. Questa è una società maschilista e omosessuale, dove tutto ciò che non è maschio e etero non c'ha spazio, oppure ne ha proprio il minimo sindacale, quindi le quote rosa, e qua ce la potremmo pure litigare, insomma, quando vuoi. Vabbè, noi potremmo fare la quota gritta, no, forse potremmo decidere. Insomma, in realtà, no, poi sono, è sempre una limitazione per chiudere sulla registro dei civili, perché non siamo d'accordo, perché ulteriormente, quindi su questa legge che stanno facendo, perché ulteriormente si crea una differenza, cioè quindi gli eterosessuali possono scegliere tra matrimonio, convivenza di fatto e registrazioni civili, le coppie omosessuali o omoaffettive possono solo scegliere le registrazioni civili, comunque una limitazione di un diritto con un contentino, però qualcosina te la do. Per cui insomma l'argomento dovrebbe essere più ampio. Scusa, io devo chiedere, sono qualcuno che deve... Sì, ho portato un video, quindi devo portare avanti. Sì. Io ringrazio. Grazie di essere stato con noi. Ciao. Allora io solo due riflessioni. Esiste uno studio che al momento è ancora uno studio sociologico, anche piuttosto divertente, che si chiama I bambini stanno bene, non so se lo conoscete, che riprende le storie di uomini e donne ormai adulti in Canada da genitori omosessuali. La loro vita garantisce che insomma stanno molto bene, diventano isolati anche loro. Hanno qualche allergia, ma tutto sommato va bene così, perché il grande dubbio, almeno 20 anni fa, no, era cosa sarà di questi bambini che sono abituati alla figura maschile o femminile. Tutto a posto. Un'altra riflessione che faccio spesso è... scusate se ritorno sull'argomento, anche rispetto all'omosessualità le donne sono discriminate, perché vi siete mai resi conto che in Calabria quando si parla di omosessualità non si parla mai dell'omosessualità femminile?
quindi anche in questo diventa difficile svincolare le donne dal loro stereotipo, sì, discriminazione su discriminazione, se voi sei queste famose discriminazioni che si moltiplicano, che si intrecciano, se sei una donna del sud omosessuale, per te è la fine. Per te non c'è. Per esempio la cinica del Zavoromezzo è più per esempio, c'è il nostro territorio. No, ma mi stai dicendo di Oslo, praticamente la Mezza è Oslo. Sì, sì, ha più. La Mezza è molto aperta, questo è comunque Catanzaro, proprio abbiamo tutte serate lesbiche. La Mezza è Roma, città aperta. La Mezza è città aperta. Sì, io passo la parola. Non so che ne. A Marco. No, no. Lo so. Allora, io intervengo come associazione radicale Cerfiriti, faccio parte del direttivo nazionale e poi come responsabile dell'osservatorio sulle politiche di genere per l'opportunità di Catanzaro, che è un organismo nato fra associazione radicale Cerfiriti e Camera del Lavoro di Catanzaro, quindi la CGL. Allora, io volutamente sul discorso legge sulle unioni civili e sull'omoaffettività, volutamente semplifico, perché il discorso è molto semplice. Io da tanti anni seguo quello che è la mia musa, è stata quasi citata prima, c'era soltanto il nome Rosa Parks. Allora, Rosa Parks non secoli fa, ma pochi decenni fa, parliamo del 50, se non sbaglio del 55, sì, pochi decenni fa, non secoli fa. In un momento in cui negli Stati Uniti esisteva, vigeva la segregazione razziale, allora aveva finito di lavorare, stava stanca, doveva tornare a casa, ha trovato un posto sull'autobus, se n'è assolutamente fregata, se era riservata in bianca e nera, si è seduta lì e non si è mossa. L'hanno arrestata, pochi 8 mesi dopo la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito la segregazione razziale negli Stati Uniti. Perché? Che poi quello che dice lei, non volevo violare la legge, ma non è tanto il fattore, cioè qui il passaggio, io lo cito questo perché si lega all'omofettività a doppio mandato, voglio spiegare bene questo concetto. Perché la Corte Suprema ha abolito la segregazione razziale negli Stati Uniti? Perché ha sancito un principio che oggi consideriamo assolutamente elementare. Il colore della pelle è una semplicissima caratteristica umana. Io vorrei non sentire parlare più di diversità, perché è una parola sbagliata da sostituire con varietà, che è un concetto diverso. E quindi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha detto: questo è razzismo puro, non si può fare, il colore della pelle è una caratteristica umana e quindi aboliamo la segregazione razziale perché è un discorso che non si può sentire. Bene, cosa c'entra questo con l'omoaffettività? C'entra molto. Già da alcuni decenni non l'associazione LGBTI e tutte le altre letterine, non... vabbè, possiamo arrivare addirittura al 1900, forse mi pare 73, con l'Unione degli Psicologi e degli Psichiatri americani, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dà una definizione ufficiale, la consegna al mondo di che cos'è l'omosessualità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, già da decenni, scrive una frase lapidaria: l'omosessualità è una variante naturale, per tutti quelli che fanno del naturale tutta una pantomima di cui non voglio nemmeno parlare, variante naturale del comportamento umano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità poteva pure scrivere variante naturale della sessualità umana, ci sarebbe rimasto addirittura l'alibi nel dire sì, però una cosa che riguarda il sesso, quello che poi dopo vanno a scrivigliare fra le menzioni. Variante naturale del comportamento umano. Traduzione: l'orientamento sessuale non è altro che una caratteristica umana. Allora, scusate, per quale motivo l'omoaffettività deve essere nel nostro paese, come in tanti altri, come in Europa, badate bene,
nel mondo si muore per omosessualità attraverso la pena di morte, attraverso la pena corporale, attraverso il carcere, attraverso la tortura, attraverso l'imprigionamento e attraverso discriminazioni molto più pesanti di quanto sono in Italia. Quindi l'omofobia, che è una parola diciamo anche questa qui sbagliata, purtroppo ecco, l'ICAD scivolò, perché si è coniata all'epoca la parola omofobia, è un termine sbagliato perché non descrive appieno che cos'è l'atto di odio nei confronti delle persone omosessuali, perché l'odio e la repellenza nei confronti delle persone omosessuali è un atto di razzismo, punto. C'entra il concetto di razzismo nel corso dei decenni si è molto evoluto, non è soltanto qualcosa che si attaglia all'etnia, tanto è vero che l'etnia viene bypassata dal colore della pelle, eppure il colore della pelle, voglio dire, è transnazionale, non è soltanto una determinata etnia che ha quel colore della pelle, ma quel colore della pelle è considerato una caratteristica banalissima umana, come può essere il colore degli occhi, va bene? E quindi non si capisce perché c'è questa differenza, perché l'orientamento sessuale non deve essere considerato né più né meno come una caratteristica di una varietà umana che esiste, va bene? E quindi trattato l'omofobia come puro atto di razzismo. Questo per arrivare a che punto? In Italia, se vogliamo parlare di laicità, il discorso sarebbe lungo, perché in Italia noi abbiamo una classe politica bacia pantofolo, soprattutto che non tiene mai conto, o meglio, tiene conto di determinate sensibilità per motivi semplicemente puramente elettorali, di numeri, dimenticando il principio cardine della laicità, che deve essere inclusivo, perché in Italia, nel nostro paese come in tanti altri, esistono credenti, non credenti, e diversamente credenti. Quindi il compito laico dello Stato è quello di garantire tutti. Allora, non si capisce perché più o meno da 15 anni si parla e mo facciamo la legge, mo facciamo la legge, e vi voglio ricordare com'è partita questa legge, con un risvolto comico mio personale, che comunque lo rendo pubblico, forse voglio pur estemperare anche un risvolto di davvero. Una 10-12 anni fa, se non mi sbaglio, diciamo che la sinistra italiana all'epoca, se non mi ricordo, si chiamava DS e PDS, una delle tante organizzazioni, insomma, PDS probabilmente, comunque 10-12 anni fa parte, dovevo fare la legge sui Dico, era il mitico, poi bravo, i Dico sono diventati CUS, Didorei, tutta una serie di cose ridicole, prendete ad esempio un carciofo, si comincia a togliere tutte le foglioline, vedi alla fine cosa ti ritrovi, vabbè, anima cattolica del DS forse era, rappresentata da Bini, anima laica rappresentata da Barbara Pollastrini, avevano trovato la soluzione, ci chiudiamo in una stanza, tanto usciamo quando abbiamo una proposta, bene? Hanno partorito la proposta. Io e te ci dobbiamo sposare? Tu sei fidanzato in più del concerto. Se ci dobbiamo sposare, per fare il dico, ci dobbiamo mandare dicendo un po' di raccomando. Oh, alla posta, io qui ci andavo. Il risvolto comico sapete com'è? Io ho un compagno con il quale convivo da 16 anni, è il direttore di un ufficio postale. Ma voi ce lo vedete al mio compagno Riccardo una mattina che gli dice: stamattina mi sposo. Va alla posta, entra in ufficio, tutto incravattato, c'è la sua bella raccomandata e ci mette pure il bollo tondo, voglio dire, su questa raccomandata. Questo è il modo, attenzione, quello che ho raccontato per descrivervi il modo in cui pezzi consistenti della politica italiana tratta fasce ampie della popolazione. Perché? Che si chiamino Dico, CUS, Didorè, Unione Civili, nel momento in cui ci sarà uno straccio di diritti, adesso almeno di questa proposta, per me, col mio compagno, il valore mio intimo a comandare sposato, bene? Cioè vale a dire nel senso più classico del termine, bene? Però qui non c'entra niente la religione, ma parliamo sempre di matrimonio civile. Quindi vi rendete conto che questa classe politica tratta una fascia consistente di cittadini col fatto che va bene
ci mandiamo una raccomandata, la posta, io vado in un altro ufficio e ci mandiamo vicendevolmente la raccomandata e scendiamo la nostra donna anche per raccomandare, figure. Questo è praticamente il livello. L'Associazione Radicale Certi Liti e anche l'Osservatorio sulla politica di genere di Catanzaro non è favorevole, cioè è limitata questa proposta che già c'è in Parlamento da tanto tempo su un eccidio. Perché? Perché tutte le associazioni LGBTI e tutte le altre categorie che seguono chiedono una cosa molto semplice: il matrimonio egualitario, ok, a bocce ferme sulla legislazione attuale. Cioè, i due problemi che bloccano questa legge, l'hai detto tu, sono i due peccati capitali che vogliono evitare i baciapantofole politicanti italiani, cioè le adozioni, e ne abbiamo già parlato, non cadrebbe assolutamente il mondo, anzi forse si toglierebbero dagli istituti un po' di bambini, e soprattutto, attenzione, la gestazione. Queste sono le due. Beh, le adozioni in Italia, se fanno una legge sul patrimonio egualitario, quindi parifica il matrimonio civile fra persone dello stesso sesso a quello che è vigente, cioè a dire fra persone di sesso diverso, quindi eterosessuali, a bocce ferme, nelle norme italiane non ci sarebbe uno nell'adozione, due neanche la gestazione per altri. In discussione c'è la step child adoption, che è una cosa un po' tecnica di cui ne hai parlato tu, quindi non ripeto quello che ha detto tu. Perché non si fa? Perché la paura è questa, perché queste alo transiste di stampo cattolico hanno paura che questo possa essere il cavallo di Troia. Ma è chiaro ed evidente che dopo, se si approva una legge sul matrimonio egualitario, si aprirà sicuramente una discussione, sulle adozioni, che c'è diciamo in larga parte d'Europa. Ultima cosa che voglio dire, che sì, ultimissima, prendo un minuto, è sulla teoria del gender. La teoria del gender è una teoria strampalata, che non esiste, promossa da chi? Promossa da, come posso dire, cattolici militanti oltranzisti, non voglio utilizzare altre parole, dico soltanto, guarda, ce n'è uno in particolar modo che io sto aspettando la querela, lo citerò proprio esplicitamente, magari questa volta si scoccia pure un avvocato, quindi me la manderà sta querela, no? Il vicepresidente dei giuristi cattolici italiani, ce l'abbiamo un organismo che sono i giuristi cattolici italiani, che dove questi qui vanno in giro in tutta Italia, come che ci sono altri movimenti, tale Cerrelli fa le conferenze, viene invitato in chiesa, dove lo invitano lui va e spiega la teoria del genere. La teoria del genere sintetizzata, Cerrelli pensiero qual è? Attenzione! Le lobby massoniche omosessuali mondiali che in premessa hanno travisato nel corso degli ultimi decenni istituzioni quali? Organizzazione Mondiale della Sanità, Unione degli Psicologi statunitensi, tutte le istituzioni europee, comprese non si è mai la Corte di Giustizia Europea, quella è persa, voglio dire, perché non si è. Ma sono state traviate da questa lobby, ma la lobby da che cosa è spinta? Ed è qui il punto, e da qui nasce la teoria del genere. Questa lobby sarebbe spinta dal maligno. Dal maligno, dal diavolo. Il quale, che ti inventa questo maligno? Dice, nello scontro titanico eterno fra bene e male, che si è inventato il maligno per battere il bene? Si è inventato la distruzione dell'oggetto del creato, cioè l'umanità. E vedi quanto è subito lo sto maligno. Attraverso la teoria del genere e la promozione dell'omosessualità, qui c'è il rischio che la società si omosessualizza tutti. Tutti diventano gay e quindi non fanno più figli e lentamente l'umanità si estingue e il male vince sul bene. Sapete cosa ho detto al signor Cerrelli in più di un'occasione? Caro Giancarlo,
ma nemmeno Paperino. Ma nemmeno Paperino, cioè non c'è roba, nemmeno Paperino, cioè basta. Questo è, diciamo, in sintesi la famosa teoria del genere. Mi taccio qui, potrei dire tante altre cose, però magari nel dibattito poi. C'è qualcuno che vuole intervenire su questi punti? Sì. Sì, è buono. Vi chiedo di essere veramente brevissimi perché abbiamo ancora il punto genere sul quale tengo particolarmente. No, velocissimo perché penso che dobbiamo, quindi lo dico anche come spunto per noi, spunto mezzi, dare concretezza a quelle che sono cose interessanti che sono uscite. Allora, io per esempio come assessore in passato del Comune di Lamezia Terme sono orgoglioso, nel senso che proprio insieme a Marco Marchese, nella situazione di certi diritti, noi siamo stati il primo comune della Calabria, grande comune della Calabria, ad aver aderito alla rete RIBI, che sarebbe rete enti antidiscriminazione. C'è la nostra assessore qui, Cristina. Cristina. Quindi ecco, quello che dovremmo fare noi concretamente è anche promuovere attraverso i contatti che abbiamo, attraverso Cristina Pizzo, il sindaco di Comunista, eccetera, eccetera, anche in una realtà difficile come quella della Calabria, questo fatto, che può essere anche simbolico, perché poi concretamente fare qualcosa di, certo, che ha dei risvolti effettivi non è semplice, però già il fatto che un comune della Calabria aderisca a questa rete nazionale degli enti contro le discriminazioni è un primo segnale che si può dare, quindi penso che noi dobbiamo fare un pressing istituzionale sui contatti che abbiamo per quanto. Dobbiamo farci carico, anche se come diceva Giovanni, probabilmente tardivo, nel senso che tra poco ci potrebbe essere l'approvazione della legge nazionale, però anche nel nostro a livello comunale, a livello regionale, promuovere un registro delle unioni civili può avere un valore simbolico, perché potrebbe essere verificato dalla legge nazionale, però ripeto, non è realtà come quella che sono, ecco, infatti. Così come questo dei centri di primo ascolto sono fatti concreti che noi dobbiamo porre nell'agenda di attenzione anche nel dibattito che si può instaurare con la giunta regionale attuale, perché sicuramente la giunta attuale di queste cose neanche ne parla. La cosa invece che chiudo veramente, chiudo per dare tempo a tutti, la cosa che volevo capire è che non ho chiaro, da padre di due bambini che sono a scuola, uno a scuola materna e uno a scuola elementare, ormai ci sono i gruppi WhatsApp per cui noi genitori siamo inondati ogni giorno di messaggi sui corsi, eccetera, eccetera. Però gira questo messaggio ormai da mesi, ne avete sentito parlare, sulla teoria genere, in cui si fa riferimento al fatto che nelle scuole si introdurrebbe un'educazione sessuale, diciamo così, nuova, per cui al bambino, bimbo, in quanto la bimba, viene proposto anche il travestimento, nel senso che il bimbo, lo so, ma sono io, ma figurati, Giovanni, io figuro, la persona dentro questo mondo sono cosciente che non è così, però tu pensa che cosa significhi oggi milioni di messaggi che girano in tutta Italia con questo stesso testo che parlano di questa... Ma è intervenuto il ministro su questo. Sì, però bisogna... Lo so che ci sono centri del ministero, però nel messaggio quotidiano della gente purtroppo non arriva il messaggio, la circolare del ministero non arriva. Allora, dei progetti nelle scuole dove si svolgono i genitori... Anche un'attività di sensibilizzazione e di divulgazione, spiegando che quelle cose sono cose... Secondo me la cosa che si dovrebbe fare è coinvolgere le docenti, perché sono le prime a sapere che tutto quello allora, che si dice... Cioè, si può fare una rete, sì. Perché non ce ne occupiamo noi, no? Sì, infatti sarebbe interessante fare un'iniziativa di... Sì, velocissimamente. Se voi siete disposti ad accogliere queste cose che noi dobbiamo fare nelle scuole e non solo nelle scuole, sì. Non è veramente chiaro questo discorso della teoria di genere. Ho parlato anche con persone appartenenti agli ambienti che citava il nostro Giovanni. Mi è venuto il paragone di quegli imam che interpretano il Corano a modo loro, a loro uso e consumo, perché si appellano a punti tramite dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quanto riguarda le scuole, sto parlando da professore che nella mia realtà sono rivoluzionario, solo perché prendendo spunto dal mito di Narciso ho fatto capire che al tempo dell'antica Grecia l'omosessualità era un'opzione come le altre, che ci si poteva innamorare di un uomo, che essere contemporaneamente degli imperatori che hanno conquistato mezzo mondo come le romane. E le relazioni dei ragazzi erano sconvolte,
secondo me quelli che parlano di teoria di genere sono davvero paragonabili a questi tipi di predicatori, perché loro sanno bene che questo non è un argomento, però loro stanno buttando la parte in tribuna per impedire che ci sia la partita, per impedire che ci sia la discussione, ma creando questa allarme magari creano un movimento di opinione di fronte al quale la semplice rappresentazione teatrale con la commedia, con quella che vi parlava Giovanni, potrebbe essere vista come pericolosa, cioè loro stanno alzando la posta, che è chiaramente così, secondo me sanno benissimo che ciò non è vero, e sanno benissimo che, così come quando parlano di adozione, ora, sulla proposta di legge Gelinac, che confesso di aver avuto i punti chiari su questa legge proprio oggi, il bicchiere è mezzo buono, mezzo pieno o mezzo vuoto, comunque chiaramente si fa, è una proposta di legge pensata più per gli eterosessuali. Quando mi dici che l'adozione per gradi, poi la parola stessa, la vogliamo considerare un punto di partenza? Questo è l'adozione. Sì, sì. Il matrimonio egualitario, come dicevo voi, è la chiave che aprirebbe gli altri due punti negativi, cioè la possibilità di adottare e la... Non lo so, secondo me quelli che vogliono di gender lo stanno facendo per evitare che si discuta anche semplicemente di tolleranza, di rispetto e rispetto alla diversità. E anche quando vuole fare dei discorsi, comunque noti una certa, cioè comunque è riuscita la discussione che ho fatto in classe, è uscita anche da ambienti di sinistra, a volte che mangia il bambino. Piccolo gesto. Professore che mangia il bambino. Ho semplicemente detto che quello che oggi fa schifo magari 2000 anni fa non lo faceva, sempre fatto. Io vi devo chiedere di accelerare sull'ultimo punto, perché stanno preparando il documento finale e ci tengo che questa nostra discussione possa dare il contributo necessario. Operativamente, anzi, facciamo in futuro la possibilità di poter veramente da gennaio iniziare un ciclo di controinformazione per smitizzare questa lobby di varia natura. Noi lobby lo siamo solo per i ricchini, siamo giusto per. Ma soprattutto di fare pressione sul Parlamento affinché sì, si arrivi alla migliore legge possibile sull'unione civile. Che poi omosessualità e questioni di genere, non so se l'avete notato, vanno sempre, no, come quelli che sono gli ultimi mai considerati poracci. In fondo mi dispiace, è un bravo ragazzo, in fondo mi dispiace, ma è donna. Quindi a proposito di questo sento di passare la parola a Stella Ciarletta, consigliera di parità della regione Calabria e componente del direttivo del movimento Women. Scusa, a proposito, noi stiamo facendo una campagna di tesseramenti proprio diciamo tra virgolette di eterosessuali per contrastare la ghettizzazione. Mi sono dimenticato. Gli hanno dato troppo spazio. No, quindi se vive. No, l'avevo detto. No, ti prego. La consigliera di parità, oltretutto di Albe, che collabora con la CGI da sempre, perché abbiamo molto conosciuta come la sì, certo. E devo spezzare una lancia in favore della regione di Calabria, ricordo che la regione Calabria ha aderito al decreto ufficialmente con la dichiarazione del presidente della regione, quindi secondo me il margine per un dialogo c'è. È ovvio che ci vuole molta intraprendenza per farci ascoltare. Oltretutto anche Reggio Calabria si è dotata una nuova amministrazione comunale, ha approvato il regolamento sulle disposizioni civili, con un grande dibattito sul territorio che ha animato. Questi sono argomenti che toccano punti sensibili della nostra cultura, della nostra società, perché si parla esplicitamente del riconoscimento di un diritto ed è una cosa che spaventa molto. Il mio tema, come diceva Nancy, si lega a quelli precedenti, perché le discriminazioni sono un tema che tocca trasversalmente diverse categorie, che hanno tutta la caratteristica di essere socialmente, politicamente, lavorativamente, economicamente più deboli rispetto agli altri. E si lega anche al primo argomento toccato stamattina, che è quello del sistema elettorale, perché il tema che lancio oggi qui, che è il mio cavallo di battaglia diciamo dell'ultimo anno, è quello legato alla rappresentanza di genere. E il 26 novembre sono stata convocata in audizione grazie a una vostra parlamentare, la sede Celeste Costantino, ha voluto che in Commissione Affari Costituzionali fosse udita,
come consigliere di parità della Regione Calabria, perché si sta discutendo in questo momento in Parlamento un disegno di legge che riguarda la riforma delle leggi elettorali regionali a livello nazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che io cerco di essere, siamo tutti avvocati, comunque il sistema elettorale regionale è di competenza esclusiva delle regioni, delle politiche, delle leggi del Parlamento, le amministrative, le locali, leggi del Parlamento, sulle elezioni, sul sistema elettorale regionale c'è la competenza delle regioni. Malgrado la nostra Costituzione dica alle regioni in diversi articoli, l'articolo 51 sull'accesso alle cariche elettive, l'articolo 117, così come riformati, che devono promuovere l'accesso alle cariche elettive delle donne, questo è avvenuto sul territorio a macchia di leopardo. Quindi abbiamo alcune regioni come l'Emilia Romagna, la Campania e l'Umbria, se non sbaglio, che hanno avuto la doppia preferenza di genere, l'alternanza con donne nelle liste, comunque andare a 40% di donne in lista. Altre regioni come la nostra, molte regioni del sud soprattutto, che hanno sistematicamente annunciato in fase di approvazione della riforma della legge elettorale la doppia preferenza, due volte sia nella legislatura di Mugliero e di quella di Scopolini, quindi trasversalmente. Il dato che cosa ci mostra? Ci mostra che dove c'è la doppia preferenza a livello di amministrativo regionale nel 2014-2015 c'è stata una certa presenza femminile, si è arrivata al 30%. Ci sono regioni che non hanno bisogno della doppia preferenza, come il Piemonte o la Toscana, sono molto evolute. Altre regioni come la Calabria e la Basilicata, dove la mancanza di uno strumento di incentivazione della rappresentanza femminile ha pesato poi sul risultato elettorale. E allora cosa ha pensato il Parlamento? Noi abbiamo le regioni che hanno questa loro autonomia legislativa, però devono rispettare i principi costituzionali, cioè devono sempre rispettare la cornice dei principi costituzionali. E noi abbiamo una legge, che è la 165 del 2004, che stabilisce proprio questi principi che le regioni si devono attenere. La legge è stata modificata nel 2012, con la 215 della legge che introdotta la doppia preferenza alle comunali, se non sbaglio, sì, alle amministrative. Che cosa ha previsto? Questa legge ha detto alle regioni: voi dovete promuovere, garantire l'accesso alle cariche elettive delle donne. Questo non è avvenuto. Allora il legislatore vuole rafforzare questa parte della legge e vuole stabilire a livello nazionale dei principi fondamentali più stringenti, che però non vanno a ledere l'autonomia legislativa delle regioni. E nel decidere questi principi ha disposto queste audizioni, quindi c'era l'audizione della professoressa Maria Elisa D'Amico, di una costituzionalista illustre dell'Università di Milano, e poi c'era la mia. È stata anche una soddisfazione essere unita insieme ad una costituzionalista, tant'è che io nella mia audizione ho anche citato il tema dei maggiori fautrici di questi strumenti. Quali sono i principi che la legge dovrebbe introdurre, che già sono contenuti in maniera, diciamo, ancora non omogenea all'interno delle diverse proposte di legge d'esame della Commissione? La doppia preferenza di genere, quindi la possibilità di esprimere due voti per due candidati di sessi diversi, la presenza di almeno il 40% di candidature femminili all'interno delle liste, e io sono a favore del 50%, perché secondo me la doppia preferenza è un'arma a doppio taglio se non c'è una presenza paritaria di candidati, la possibilità di scegliere, no? Un'ampia gamma di votazioni, l'alternanza uomo-donna nella lista, così come avviene alle politiche, tranne il diritto di vista, perché sappiamo che le politiche adesso ci saranno in Italia, con il diritto di vista sono un voto bloccato, però ci resta il 40% di queste donne, e poi l'alternanza. Io sono intervenuta in favore del sistema sanzionatorio di inammissibilità della lista, è l'unico sistema che funziona, il sistema della pena pecuniaria non è abbastanza convincente, perché se c'è la pena pecuniaria, pagano la pena pecuniaria, perdono l'incentivo, ma si fanno la lista superata, diciamo. E questa, diciamo, è la struttura di base, che è un po' la struttura che c'è già nelle regioni che hanno approvato la doppia preferenza. Qual è la proposta in più che io ho fatto in quella sede? Noi stabiliamo che le regioni si devono adattare a questi principi, quindi la preferenza, la preferenza uomo-donna, almeno il 40% e pena di inammissibilità della lista. Secondo me questo non è sufficiente a modificare
sul sistema della democrazia paritaria nella nostra regione, bisogna intervenire anche sugli statuti, cioè su quell'atto normativo di cui si dotano le regioni per disciplinare l'organizzazione e il proprio funzionamento, che sono gli statuti che disciplinano il funzionamento della composizione della giunta e degli enti di presidenza e di sottogoverno. Quindi introdurre degli studi di incentivazione della democrazia paritaria anche in questo contesto. E ho portato l'esempio della Calabria, che si è data nel 2015, si è dato un nuovo statuto regionale nel quale si stabilisce che all'interno della giunta le donne devono essere del genere meno rappresentato, in maniera molto semplificata. Quindi le donne debbano essere presenti in misura non inferiore al 30%. Quindi la regione Calabria è una falsa riga di quello che già prevede la legge del Rio per i comuni sopra 3.000 abitanti, in 30% di donne in giunta. Si è data questa regola, se l'è autoimposta, perché nessuno glielo chiedeva. Autoimposta, però secondo me ha creato un modello da proporre a livello nazionale, perché favorire l'accesso alle cariche elettive e non favorire la presenza delle donne negli organismi di gestione del territorio squilibra un po' il problema, perché l'introduzione di misure di incentivazione per le cariche elettive non ti dà la certezza del risultato, ovviamente, ti dà un indicatore. Noi abbiamo un indicatore, abbiamo visto che laddove c'è favorisce la presenza di donne nel consiglio regionale, ma non è una certezza. In un sistema elettorale come il nostro, che abbiamo visto fortemente condizionato nella sua espressione, la sola doppia preferenza, a mio avviso, è un'arma spuntata. Introdurre anche l'obbligatorietà della presenza di donne in giunta, anche in armonia con quanto già previsto per i comuni, favorirebbe la possibilità per le donne di entrare nella gestione della politica, perché essere assessore significa gestire il potere, creare la politica sul territorio e quindi favorire anche dal punto di vista di genere la gestione del territorio, perché molto probabilmente più donne all'interno di una giunta favoriscono, ci auguriamo, non sempre, purtroppo, anche una maggiore attenzione alle questioni femminili, e comunque che permettono una visibilità che poi ha un impatto molto limitatore all'uso del voto, perché avere una giunta tre donne su sei per 5 anni comporta una visibilità che poi si impattano ovviamente al momento del voto, altrimenti si rischia sempre, come è successo anche all'ultima elezione, ci sono state delle donne, compresa me, però poi in realtà il risultato elettorale è sempre spuntato, però abbiamo una forza politica ancora, non abbiamo la forza economica e per riuscire ad arrivare al risultato. Nell'audizione ovviamente ho argomentato anche in diritto, perché lo statuto entra per quel poteri, esercizio dei poteri di autonomia delle regioni. Tutto questo ovviamente non ve lo riporto qua perché è un po' pesante come argomento, diciamo che l'ho argomentato in modo da dire da legittimare anche questo, perché secondo me l'aspetto elettorale è l'aspetto esecutivo, quindi non lo dimentico il tasso. Potresti in questo modo, se potresti appunto. Mando la relazione dell'audizione. Grazie, sarebbe una grande cosa. Te la mando via mail, con i disegni di legge, con tutti i disegni di legge. Quindi grazie a sé sono stata unita, ma quindi non a un parlamentare calabrese, cioè non eletto in Calabria, anche se calabrese. Celeste ha sempre seguito l'attività che ho fatto in un ufficio. Celeste tra l'altro si occupa attivamente della questione teoria di gender. Sì, visto che va nelle scuole. Perché è un dramma, si sta trasformando in un dramma sociale. Ci sono interventi, domande? Io mi divento bellissimo, sì. Guarda, stanno veramente un minuto. Sì, un minuto. Allora, ci metto 60 secondi, poi prometterò. Io penso che il problema della donna sia centrale e che in nessun tavolo si è parlato dell'argomento principe, che è la demografia. C'è una regione che si spopola e una nazione italiana che cerca, attraverso il controllo delle donne, come succede in tutto il mondo, di imporre gli effetti politiche e demografiche, ma nessuno che abbia il coraggio di parlarne apertamente, cioè manca a mio giudizio a livello nazionale ma anche a livello internazionale una politica che dica non possiamo moltiplicarci come le formiche, come i conigli, eravamo 1 miliardo
ricordo, sono diventati 1 miliardo a metà 800, ora siamo diventati, l'uomo esiste sul pianeta Terra da 1 milione di anni, ci abbiamo messo 1 milione di anni per diventare 1 miliardo e ora in pochissimo tempo, in una frazione di secondo, siamo diventati 7 miliardi. Allora, finché non, però, guarda, non è una questione di... finché non affronteremo il tema della demografia, non abbiamo trattato tanti di sto scherzando, però dico, è un tema che unisce la demografia, che unisce per esempio il diritto delle donne, che unisce anche i problemi della omofobia. Io vi ringrazio, per me è stata una giornata veramente interessante, grazie a tutti, non soltanto come presidente di Sella, ma proprio come donna, come cittadina, come militante. Grazie, vi garantisco che il partito, quello che diventeremo, ci possiamo prendere carico di quello che in questo tavolo è stato prodotto, che possano diventare pagine di buona politica. Grazie.